Ce l'abbiamo fatta, eh? Ragazzi, occhio perché è quasi nostra. Tutti che schizzano verso le nostre super postazioni. Si rischiano gli infortuni. Ecco, ecco perché polpaccio. Poi abbiamo... Io già un polpaccio. Altro che partita di calcetto, Simone, di la verità. Mi si è stirato il polpaccio in una, in una partita con i Bindum, perché c'era Riccardo Ferri dalla panchina che mi incitava, ah. Allora io ho dato tutto e così pensavo mi sono stirato. Invece in uno scatto pubblicitario per arrivare in tempo alla postazione. Tu hai mai visto, per esempio, un polpaccio? Basta, hai mai visto, per esempio... No, non lo so se un polpaccio stirato. Fermati. La rappresentazione? Eccolo lì. Basta, finito. Rapido e indolore. Mi ero dimenticata che tu sei anche quello dei Mimi. Perdonami. Oggi sono in veste del Congo. Sono rappresentante della popolazione del Congo in Italia e anche per me nel resto Lulu del mondo. Kaku, va bene. Però il nostro titolo, per quanto riguarda la tua Inter, parla di altri due nomi. Anzi, forse tre nomi. Federico. Sì, più che altro mercato in uscita in questo momento, perché una delle chiavi di lettura che si danno in questi giorni su Paulo Dybala è che l'Inter non abbia ancora chiuso l'acquisto dell'argentino perché ha troppi giocatori in esubero, in particolare Arturo Vidal e Alexis Sanchez, che sono due giocatori fuori dal progetto e sono soprattutto due giocatori che hanno ingaggi molto molto pesanti, quindi l'Inter prima di firmare, di chiudere l'accordo con Dybala vuole quantomeno cederne uno o magari tutti e due, e in questo caso sta venendo in soccorso il Flamengo, che oggi ha pubblicato su Twitter, sul suo account Twitter, un post direi che non ha bisogno di molte interpretazioni, è sufficientemente chiaro così, possiamo andarla a vedere questa foto. Questo è l'account di Arturo Vidal e vedete sotto c'è quello del Flamengo. Che cosa scrive il Flamengo? Scrive "The King is coming", il re sta arrivando, e tagga Arturo Vidal. E Arturo Vidal, lo vediamo nella pagina successiva, ha messo il like, anzi qui non lo vediamo perché il post poi è lungo, però ve lo dico io, Arturo Vidal ha messo un like a questa foto, quindi direi che operazione quasi conclusa, manca solamente l'ufficialità. Attenzione perché Flamengo potrebbe prendere anche Sanchez. In quel caso l'Inter andrebbe poi a chiudere Dybala, almeno questa è una delle chiavi di lettura che si danno. Attenzione, mi piace sempre molto un po' andare a scavare la dietrologia dietro i post, dietro i social, che ormai fanno veramente parte del nostro quotidiano. Valerio, vedo che annuisci, ma non me ne volere, io voglio ripartire dai due interisti che sono qui oggi in casa 7 Gold. Felicissimi, forse, poco. Dunque, devo dire che l'Inter fino adesso sta facendo sicuramente una campagna di rafforzamento importante, a prescindere da Dybala. Sì. Dybala è stata un'occasione fino all'arrivo di Lukaku, poi è chiaro che devono andare a dama delle operazioni. L'Inter non ha solo il problema di Vidali, di Sanchez, cioè non è solo una questione di ingaggi che comunque sono importanti, è proprio una questione numerica. E quindi sicuramente, ma mentre per Vidal nel contratto c'è la possibilità con una buona uscita di farlo partire, Sanchez si è messo un po' di traverso in un po' tutte le trattative, quindi la questione di Dybala secondo me in secondo piano, non è più un'opportunità, è un'opportunità nel momento in cui si andranno a incastrare determinati tipi di operazioni. L'Inter mi risulta sia molto avanti con l'entourage, anche se Antun, il suo procuratore, che poi non si capisce se è procuratore o agente, sta spingendo un po' troppo con le commissioni, e questo secondo me, secondo l'Inter, ha fatto un attimino fermare le carte in tavola o comunque le bocce, anche perché si diceva che con la Juve addirittura è arrivato a 10 milioni di commissione, quindi bisogna stare attenti su queste cose, ecco. Per il resto vediamo, la campagna acquisti è questa, noi dobbiamo fare più 50, chi dice più 60, mi piange il cuore cedere Skriniar, che sembra ormai destinato a Parigi, anche se ormai affezionarsi ai giocatori diventa complicato. E attenzione alle sorprese, potrebbe vendere qualche... Ma sai, oggi, adesso magari dopo ne parleremo, oggi uno si è tolto dal mercato sostanzialmente. Sì? Lautaro. Credo che potrebbe essere Dumfries se dovesse arrivare una grossa offerta. Ma Sirene parlavano anche di Barella, attenzione. Non credo proprio. Beh, Sirene a lui, ragazzi. Allora Simone, una certezza c'è, tu devi fare spazio affinché possano sopraggiungere giocatori nuovi. Guarda, di Sirene
Ho sentito solo quelle del Verderame o Vada in questi giorni. Secondo me non andrà via nessuno di questi. Chi è il Verderame? No, ho detto che di sirene ho sentito solo quella del Verderame o Vada in questi giorni, perché quando si deve dare il Verderame nelle viti al nostro paese c'è una sirena che pensavo fosse un giocatore che prendeva l'Ovada. Hai sperato per un secondo. E tutti con la bonza del Verderame vanno nelle vigne e pensavo che Verderame era un nuovo giocatore della Verderame era un giocatore però ha detto a Ovada, hanno ufficializzato Verderame Lovada, invece non c'entra niente. No, però è vero, ma ragioni sul lato calcistico, però posso dire è vero, vi do una bomba di calciomercato e non è uno scherzo. Vai. Quest'anno Lovada calcio in promozione mi tessererà come quinto attaccante. Poverini. Farò anche solo 5 minuti, però mi tessererà. Poverini. Detto allora, questo, secondo me né Dumfries e neanche l'altro andranno via. E secondo me è tutta una finta quella di Dybala, Milan, così, ma poi alla fine andrà in nero azzurro e vestirà quella bella casacca. Sì, bisogna vedere cosa venderà l'Inter, questo è importante. Esatto. Paolo? Dybala dell'Inter, lo dico da marzo, si aspetta soltanto di fare le cessioni. Perché Marotta è maestro nel fare le cessioni, e soprattutto questo è un mercato nel quale devi prima vendere, perché se non vendi rischi di avere sul groppone dei deficit insormontabili e ingestibili sotto tutti i punti di vista. Non dico che l'Inter non deve fare parità in bilancio, deve fare un attivo di 60 milioni, lo può fare se fa operazioni intelligenti come quella clamorosamente intelligente di Lukaku. Dybala può prendere, l'unica che ha offerto più dei paletti del Milan dei 4 milioni, ecco perché il Milan è fuori con matematicamente 5 milioni ha offerto più uno di bonus, l'Inter attende di vendere Skriniar e forse un altro, può essere Dumfries, io ho sentito parlare addirittura anche di Barella, perché ha comprato, non ti dimentichiamo, Aslani, che secondo me è un grandissimo centrocampista e quindi può avere anche una centrocampo, un'abbondanza per poter gestire benissimo qualunque emergenza. Secondo me Dybala finirà all'Inter. Massimo, una riflessione. The King is coming, no? Dicevamo, recitano i social. Quando tu giocavi a calcio, i social non è che avessero tutto questo peso, anzi, non facevano parte della nostra vita. Ma non esistevano. E infatti, era un modo carino per dire non esistevano. Poi non ha giocato. Massimo non ha giocato nell'Ovada. Non ha giocato nel Bari, Vittoria, c'era la Gazzetta e l'album Calciatori Panini. Eh sì, quindi questo per dire Massimo, quanto pesano, Massimo, no? Massimo ha giocato, perché ogni tanto mette le foto, ha giocato su campi al limite della praticabilità. Ma non nell'Ovada. No, vabbè, ma che c'entra? Io mi ricordo foto di Massimo da giovane dove l'erba forse c'è in 3 su 10. Ma anche a San Siro c'era poca erba? No, sì, però è diverso. A San Siro c'era il terreno gibboso. Sì, no, era tremendo. Gibboso, fin quando durante i lavori dei mondiali 88-91, San Siro è stato un campo di patate, veramente. Sì. Ricordo che venivano le zolle di terra sua. Massimo può confermarlo. Tutto questo era per dire quanto abbiamo anche, no, in plus come valore aggiunto dai social. Possiamo spoilerare magari dei nomi, carpire delle informazioni di calciomercato. Cambia un po', influenza un po' anche la dinamica del calcio? Ma io non sono molto esperto di social. Io dico che Sanchez ha un procuratore che difficilmente si fa accontentare. Io credo che Sanchez tirerà fino alla fine del mercato, rimanendo all'Inter, perché logicamente l'Inter cercherà di farlo uscire con una buona uscita, che oggi è sicuramente inferiore a quella che potrebbe prendere l'ultimo giorno di mercato. Se io sono il procuratore di Sanchez, mi porto Sanchez all'ultimo giorno del mercato all'Inter, certo, e poi vedo, con una squadra in mano. Ma questo è quello che farebbe il più scemo dei procuratori, quindi lo farebbe anche, credo, il procuratore di Pala. Dai, questo no. Ma ha ragione. Sei oggi sei incattivito, ti vedo carico, Max. Di Dybala. Però, scusa, il procuratore di Dybala, secondo me, ha gestito malissimo Dybala. L'ha rovinato, Massimo, l'ha rovinato completamente. Certo, io so di per certo che aveva un'offerta in mano di 7,5 più bonus a ottobre dalla Juve, e la Juve non è vero che si è ritirata perché ha fatto un ragionamento tecnico. La Juve è venuta a sapere che appena
adesso non ti dico appena il giorno dopo, due ore dopo, io ti dico che nel momento in cui ha ricevuto l'offerta dalla Juve, la seconda squadra che è andato a contattare è stata l'Inter, e la proprietà è venuta a sapere di questa mossa del procuratore e l'ha tagliato fuori. Io so questa cosa, tant'è vero che nel secondo incontro la Juventus non ha più fatto nessun tipo di offerta. Sì, non è stata molto felice di questa. Io credo che il procuratore di Dybala, non essendo procuratore, essendo un venditore di macchine, probabilmente è bravo a vendere le macchine. Poi però, quando ti muovi nel calcio, devi muoverti a seconda di certi paletti, di certe dinamiche, rispettare sicuramente alcune mosse che non devono andare a ledere nessuna società se hai in mano un giocatore così importante. Perché comunque Dybala è un giocatore importante. Ripartiamo adesso, da esempio, qua, ragazzi. Scusami, ma se io fossi il procuratore di Dybala, andrei all'Inter e direi: scusa, ma perché non mi dai gli stessi soldi che dai a Lukaku? Io ho vinto 5 scudetti e Lukaku ne ha vinto uno. Io voglio gli stessi soldi di chi ha vinto molto meno di me. È questo. Beh, Dybala dell'anno scorso. Ripartiamo da qua. Sì, riparto da te, Simo. Allora, 2 minuti di andare a regia. Ah, ragazzi, ma io come posso essere seria in un contesto nel quale, appena ci fermiamo un attimo, partono e chi gioca in promozione? No, ma siamo stati seduti. E chi però giocava stavolta di là? Però siamo stati e seduti. E chi giocava di. L'unico qua che veramente ha giocato a calcio è Massimo. Cioè, voglio dire, tutto il resto, Max? Che qua tutti giocano a calcio, ma tu l'hai fatto per davvero. Dovresti partecipare alle nostre discussioni fuori onda. Sappilo, me la leggo qua. Non ho sentito, non ecco, ho sentito. Ma è meglio, forse è meglio. Mi sa che è meglio, Massimo. Ma posso fare una domanda a Massimo, se posso? Sì. Allora, tu, ormai siamo in vacanza. Sì, no, allora, io ho un idolo, un calciatore che seguivo da bambino e ti chiedevo, marcando Michel Platini, se diciamo le sensazioni che hai avuto marcando un calciatore di quel calibro. Ma è molto molto difficile da marcare, perché era molto difficile da marcare perché non aveva una posizione. Lui era capace che andava a prendere palla da tacconi e dopo 30 secondi te lo ritrovavi nella tua area. Quindi, essendo all'epoca delle marcature a uomo, era impensabile che tu potessi andare a prenderlo mentre prendeva palla da Scirea o da tacconi. La verità è che però, quando andava a prendere palla da tacconi e decideva di fare un lancio, ti dovevi fare il segno della croce, perché prima Boniek e poi Laudrup erano giocatori che poi partivano e difficilmente lui sbagliava il lancio. Quindi era un giocatore che facevi fatica a marcare, rispetto invece a Maradona, che invece facevi ugualmente strafatica a marcare, ma con altre caratteristiche. Beh, lui era più giocoliere e meno uomo squadra, no? Diciamo così. Maradona era tutto. Era un grande giocoliere e un grande uomo squadra. Era tutto. Era secondo me una spanna sopra tutti quegli altri. Prima parlavate del campo di San Siro, per esempio, c'erano due giocatori, calciatori straordinari, che nel campo di San Siro, messo male, ci sguazzavano perché fisicamente erano strabordanti. Uno era dell'Inter ed era Rumenig, e l'altro era nel Milan ed era Gullit, anche se in periodi diversi perché non si sono incrociati. Purtroppo li ho incrociati io. Ecco. Comunque vedete la bellezza del calcio, no? Il condividere, certo. Ricordare episodi, eccetera. Mi piace tantissimo quello che dicevamo prima, la coesione che crea lo sport. Detto questo, ritorniamo sul mercato Inter, perché abbiamo parlato di due cessioni, Vidal e Sanchez, ma è in cantiere, anzi, sempre più vicina, sembra che veramente questa settimana sia la settimana decisiva. Per quanto riguarda chi, Federico? Milan Skriniar, perché le due cessioni di cui parlavamo prima ovviamente non porteranno soldi nelle casse dell'Inter, porteranno un risparmio a livello di ingaggi, che comunque è importante, ma non sono le cessioni che servono a Marotta per chiudere il bilancio del mercato con quell'attivo di cui parlava poco fa Paolo Vinci. È Skriniar l'uomo che porterà in cassa una bella cifra, l'Inter
è partita da quota 80, il Paris Saint-Germain era partito da 50, l'idea è di arrivare a 70 e chiudere questa operazione, tanto che Skriniar con il Paris Saint-Germain ha già raggiunto un accordo, andrà a guadagnare quasi 8 milioni all'anno più bonus, che è un ingaggio sicuramente molto molto importante, superiore a quello che percepiva all'Inter, e l'Inter sostituirà Skriniar andando su Bremer e magari anche su Milenkovic, visto che pure su De Vrij si fanno delle ipotesi di cessione. Si è parlato del Manchester United, sapete che dall'anno prossimo l'allenatore dello United sarà un olandese, Ten Hag, e quindi insomma tanti giocatori olandesi in questo momento sono finiti nel suo mirino. Milan Skriniar dunque sempre più vicino al Paris Saint-Germain, si attende solo a questo punto che il Paris rilanci da 60, passi a 70 e poi l'Inter dovrebbe accettare, dire di sì. Questo è un gravissimo colpo là dietro, perché in realtà noi ci andiamo a rinforzare davanti, però ci andiamo a indebolire tanto dietro. Io spero che abbiano già il sostituto in termini di Bremer o in termini di... E comunque chiamo tutto il popolo interista di San Siro a fare una novena affinché... Perché resta, perché non puoi, non ci lasciare. Milan Skriniar. Si è autolanciato però stavolta. Questa volta ti ha ingannato. Però, ti ha sentito parlando. Mi ha intortato, l'ha presa alla larga. Però, no, sì, però ragazzi, Skriniar è vero, una grande cessione, ma quanto incassi? No, ti permettono di investire? Però posso dire una cosa veloce. Al tifoso, l'ho già detto tante volte, io parlo da tifoso ovviamente. Ma non esistono più le bandiere nel No, non parlavo di quello. Al tifoso dei guadagni dalla squadra. Non importa. A noi ci piange il cuore che va via il pezzo più forte della difesa. Però 60-70 milioni per un difensore. Ma non me li danno a me i 70 milioni. Non ha importanza. Sì, però, significano sì, quadrare il bilancio, significa fare una grande operazione. Sarebbe l'operazione da mettere come un fiore all'occhiello per Marotta. Secondo me che... comunque Marotta avrà già il sostituto, comunque no, avrà già a prescindere che abbia il sostituto, cos'è che ti fa pensare che questa sia la settimana decisiva? In tempi non sospetti, voi vi ricorderete una dichiarazione di Marotta che disse che la società stava lavorando affinché per la ripresa degli allenamenti, che è il 6, Simone Inzaghi possa avere la rosa quasi al completo, quindi è evidente che in questa settimana succederà qualcosa di importante. La cessione di Skriniar rientra, come diceva prima Paolo, purtroppo in questo computo del più che deve venire a fine mercato, questo è un diktat, se i fondi hanno un diktat annuale con ingaggi, queste proprietà hanno un diktat di bilancio. Esatto, se Simone invece di cantare e di dare le scandescenze. Il discorso che il tifoso aspetta, un momentino questi discorsi. No, però il discorso che deve imparare il tifoso, secondo me, è che l'ha vissuto il tifoso sulle sue spalle, non sempre cedendo un giocatore che tra l'altro a 70 milioni non puoi non dir di no, guarda la Juve con De Ligt che è messa, la Juve è messa anche meglio a livello finanziario. Come no, puoi dire di no benissimo. Non puoi dire di no, lo sai meglio di me, perché comunque vai magari a rinforzarti la squadra lo stesso. Ma quel discorso tu dici, hai ragione anche dal punto di vista sostanziale, perché il campionato inizia il 13 di agosto e quindi devi per forza portare la rosa il più presto possibile. Tu a metà novembre hai fatto il girone d'andata. Certo, 21 partite. Posso dire una cosa proprio tecnica del giocatore? Correggetemi se sbaglio, Skriniar è l'unico giocatore che mi ha dato la percezione di essere un vice Lussio, cioè proprio ricorda Lussio come falcata, quando fa queste incursioni centrali. Marotta ti ha detto una cosa. Bremer sicuramente sarà un grandissimo giocatore, però qua siamo di fronte, secondo me, a un giocatore che ha delle caratteristiche che ha solo lui, non è un difensore forte, è un difensore che ha caratteristiche. Ha solo lui. Ma è già collaudato, diciamo, e questa è la differenza. Marotta ti ha detto: noi abbiamo bisogno di fare una, due barra cessioni. Il difensore è il giocatore più sostituibile. Dei difensori, nelle alternative che l'Inter ha studiato in Milinkovic, poi magari Massimo mi smentisce, ma nelle operazioni Milinkovic e o Bremer sono due giocatori che possono sostituire Skriniar, mentre se fosse uscito Bastoni il discorso sarebbe stato diverso. Però attenzione Ricky, tu stai dicendo una cosa corretta, il fatto che il difensore è il giocatore più sostituibile, però ricordiamoci... No, è una dichiarazione di Marotta. Io credo che la difesa invece sia il reparto più importante di una squadra, perché si costruisce...
Tu devi concentrare. Ma il Milan ha vinto però, senza attaccante. Una frase, ragazzi, però, sì, ha vinto però, senza attaccante. Però devi considerare che l'Inter una frase molto importante di mercato, detta da un uomo di mercato che conoscete benissimo, amico di Marotta, Pantaleo Corvino, di vecchia data. Non lo conosco. Puoi sbagliare la moglie, ma non il centravanti. Va bene. E poi comunque ricordo con questa bella io su Vittorio puoi tranquillamente dire la pubblicità. Vai tranquillo, prenderò un altro grande uomo di mercato mi disse: ricordati che il buon dirigente è quello che vende bene, non che compra. E questa aneddoto di saggezza insieme all'emorragia di giocatori, mi tolgo il cappello. Bellissime frasi. No, pensavo non c'è due senza tre, mi aspettavo la terza chicca qua delle 23:15. La pelle d'oca. La pelle d'oca. Non è mia, ragazzi. È di Pantaleo Corvino. La pelle d'oca. Non cantare, ragazzi, non cantare. Ragazzi, si parla ancora di calciomercato Inter. Cos'è? Dopo la pubblicità, tra poco. È un piccione. No, il cavatà. Ah, nel frattempo cambia il nostro argomento per quanto riguarda il calciomercato interista, perché abbiamo parlato di cessioni, di calciatori che appunto stanno per lasciare la squadra interista, ma c'è un nome che invece si blinda a doppia mandata per quanto riguarda la squadra di Inzaghi, e stiamo parlando di chi, Federico? Parliamo di Lautaro Martinez, e torniamo al discorso che facevi tu poco fa sui social, a questi indizi che ci arrivano. In realtà questo non è un indizio, è una presa di posizione di Lautaro Martinez, è come se fosse una dichiarazione che Lautaro ha fatto. Poi sappiamo che le dichiarazioni non sempre corrispondono al vero, però registriamo il fatto che Lautaro Martinez, dopo le parole che ha ricevuto nelle settimane scorse da parte di Marotta, parole importanti in cui Marotta diceva Lautaro è imprescindibile per noi, oggi l'Inter pubblica un post sul suo profilo Instagram ricordando ai follower che manca poco più di un mese all'inizio del campionato, della nuova stagione, e Lautaro cosa fa? Commenta e scrive: manca poco, un altro anno insieme, forza Inter. Ora, nessuno gli aveva chiesto di fare questo commento, quindi è una cosa che è partita spontaneamente da lui. Manca poco, ancora un anno insieme, forza Inter. Direi che ci sta il nostro titolo. Lautaro si toglie dal mercato. Sì, sì, anche Lukaku si era tolto dal mercato. Che di così. No, ma io infatti ho premesso infatti che le dichiarazioni attenzione a volte non corrispondono. Però, no, però credo attenzione che su perché aspetti. Attenzione, perché da Lautaro mi ricordo non ci si aspettava che fosse una bandiera. Si pensava, non so per quale motivo, fosse un giocatore, ma, no? Che andasse dietro un po' altre cose. Invece, attenzione! Però la mia domanda attenzione, è, la faccio, scusa. Può essere una bandiera. Lui è legato all'Inter, Lautaro. Io ti dico solo. Scusa, dico volevo io farti una domanda, Ricky, se posso. Allora, siccome adesso, giustamente, lui si è tolto dal mercato, e gli attaccanti che avete sono Lukaku, che è arrivato, sì. Lautaro c'è, Correa, ecco, Correa. Il posto per Dybala c'è? Ma infatti, se non esce Sanchez, uno degli attaccanti, credo che Dybala difficilmente possa trovare collocazione. Alla fine sarebbe clamoroso se Dybala non andasse né all'Inter né al Milan. Il problema in questa situazione è clamoroso è che ci sia Lukaku. Cioè, noi un mese fa di questa operazione in questo modo. No, infatti, non avevamo, ma questo però attenzione, perché Lautaro, ti dico una cosa, Simone, io ne so poco, però qualcosa so. Se non fosse scoppiata la pandemia, al 90% Lautaro Martinez oggi aveva la maglia del Barcellona. Vabbè, sì. No, per dirti che comunque Simone, vuoi vedere il cuore fatto, dove non c'è, ti sta dicendo giustamente il fatto Riccardo, che la bandiera provare il cuore dove non si pensava che fosse. Ma no, prima chiedo non può essere Lautaro l'uomo bandiera dell'Inter. Trovarlo dove non ci si aspettava mai che ci fosse, ma no, forse c'è questo cuoricino nero azzurro. Io purtroppo non sono un interista al 100%, c'ho il tatuaggio devi toglierti dalla testa che i giocatori siano storici, siano bandiere. No, vabbè, ma non si può generalizzare. Ragazzi, io ho esagerato prima, cioè, però non si può generalizzare. No, però ti dico, io stavo commentando la dichiarazione di Federico, le frasi di Federico lette su Lautaro. Giustamente Federico ha detto sono messe lì, ma poi ti ricordo un'intervista di Lukaku, non lo dico con malizia, lo dico. Ti ricordo un'intervista di Lukaku sul canale tematico Nerazzurro con Dietro il Duomo di Milano. Il re è tornato, sono qua per vincere altri trofei. Il giorno dopo è andato al Chelsea. Quindi, no, è storia questa. Sì, è vero. Quindi io non mi innamorerò mai più
dei giocatori, ma questo ma così, tempi... così non puoi neanche più non esiste ti fare maglia, una squadra tifo la maglia ma diventa difficile va bene, allora vediamo come con appunto questa scoperta tra virgolette come abbiamo il cambiamento del mercato Inter, perché Federico abbiamo una grafica che non l'abbiamo ancora esplicata, non l'abbiamo ancora utilizzata, quindi commentiamola. Sì, allora io direi di vedere la formazione Inter, perché rispetto alla Juventus e al Milan, quello che spicca è che c'è... no, non è questa, questa è quella con il tridente ed è una suggestione, diciamo, anche tattica, no? Per capire se esiste un piano per far giocare insieme Dybala, Lautaro e Lukaku. Però io guarderei il 3-5-2, cioè il modulo... diciamo standard di Simone Inzaghi, su cui effettivamente la società sta costruendo il mercato. Ecco, quello che spicca è che c'è tanto azzurro in questa squadra, e azzurro nella nostra leggenda di 7 gol vuol dire giocatori ufficiali già acquistati, quindi c'è un nuovo portiere Onana, ci sono due nuovi centrocampisti che sono Aslani, quindi il vice Brozovic è arrivato, e Mkhitaryan, il vice Çalhanoğlu, e poi là davanti c'è Lukaku. È un Inter che è andata molto avanti con i lavori, domani ci saranno le visite mediche di Bellanova, quindi possiamo dire che anche Bellanova di fatto è un nuovo giocatore dell'Inter, e domani sera lo coloreremo di azzurro. Cosa manca? Manca risolvere la vicenda Skriniar, quindi capire poi a quel punto chi arriva in difesa, e poi bisogna capire se alla fine Dybala arriva veramente. Però direi che al 3 luglio l'Inter è nettamente la squadra che si è mossa di più in questo mercato, e tra l'altro lo ha fatto fino adesso senza spendere soldi in cartellini, se non quello di Aslani, perché Aslani è un prestito, però c'è l'obbligo di riscatto. Però diciamo che Mkhitaryan arriva a zero, Onana è arrivato a zero, Lukaku è arrivato in prestito, un prestito oneroso, però comunque un prestito. Possiamo dire che fin qui l'Inter si è rinforzata stando anche molto attenta ai conti. Sono d'accordissimo, perfettamente. Aslani è un grande colpo, una giustificazione, il prezzo giustificato ampiamente, permette di dare respiro al centrocampo, è duttile, dice Brozovic, ma può fare anche l'esterno a centrocampo di destra o di sinistra, nella mediana, diciamo. Quindi è un ottimo giocatore, molto 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 duttile. Aggiungerei, Bellanova, se posso. Bellanova è un ottimo giocatore, non è Aslani in proporzione, però è un ottimo giocatore. Forse l'unico dubbio che ho è su Onana, avendogli visto fare in Coppa d'Africa qualche papera. Vabbè, quello si vedrà. Però si se vedrà. Posso dirti che l'acquisto di Mkhitaryan, anche se è stato in calo nell'ultimo anno alla Roma rispetto alle scorse stagioni, può dare fastidio anche un'eventuale titolarità di Çalhanoğlu, perché se Mkhitaryan è in forma può essere in grado di fare ancora la differenza. Per quanto riguarda le uscite, le papere di Onana, chiamiamole così, Onana. No, volevo solo dire che io preferisco un portiere che sbaglia l'uscita e fa un'uscita vuota, piuttosto che un portiere che sbaglia a non uscire, cioè, e prende gol proprio per... Tipo Radu. Massimo Bravati, dicevamo che in questo momento è l'Inter la società che si è mossa in maniera più celere e concreta sul mercato. Sarà sinonimo di scudetto, non lo so, adesso, è presto per parlarne, però sta di fatto che effettivamente l'Inter in questo momento è la squadra che più ha concretizzato. Ma secondo me in questo momento l'Inter è la squadra che è la favorita a oggi. Riccardo prima, io aspetterei, perché l'uscita di Skriniar per esempio è un'uscita a mio avviso preoccupante dal punto di vista tecnico. Io credo che né Milenkovic né Bremer sono all'altezza di Skriniar, ma questo è quello che penso io, e lì muore. È una mia idea. Skriniar ha trovato si è creato la personalità giusta, è un giocatore che ha fatto passi da gigante da tutti i punti di vista. Bremer ha giocato nel Torino, non ha giocato nel Real Madrid. Sì. Ha sicuramente giocato bene, però ha giocato con un certo tipo di gioco. All'Inter giochi in modo diverso. All'Inter affronti 38 partite, 37, quante sono? E nelle 38 partite, almeno in 30, tu che sei difensore, se guardi dietro c'è 40 metri di campo vuoto. All'Inter, al Torino no, al Torino è quasi il contrario, giochi in spazi stretti, ti difendi in spazi stretti, soprattutto come gioca Inzaghi, quindi sono dei modi di giocare completamente diversi. Lo stesso Milenkovic alla Fiorentina,
Quindi se perdi Skriniar, è vero, lo fai a fronte di una grandissima somma di denaro che ti serve, altrimenti non l'avrebbero venduto o non lo venderebbero, e quindi sorge sempre il dubbio chi sarà il prossimo. Io credo che ha detto bene Paolo prima, secondo me non basta Skriniar. Certo, non basta Skriniar. Comunque sì, Skriniar è un giocatore che per personalità e per qualità è un giocatore che non ce n'è sul mercato, ecco. Ragazzi, mi duole darvi questo annuncio, ma siamo giunti alla conclusione anche per questa sera della nostra puntata di Diretta Mercato. Quindi io vi ringrazio per la vostra preziosa attenzione, ringrazio tutto il team di 7 Gol, dai ragazzi in studio, alla redazione e alla regia. Naturalmente voi che siete stati con noi fino ad ora e il nostro super parterre di ospiti, quindi grazie mille Massimo Brambati. Grazie a voi, buonanotte. Paolo Vinci, grazie. Grazie a te Vittorio, grazie a tutti gli spettatori, buonanotte agli amici. Valerio Pavesi, buonanotte. Che ha fatto una maratona oggi. Oggi è stata lunga ma piacevole, molto piacevole. Ci fa molto piacere, Riccardo Fusato, grazie. È cambiato, buonasera, è cambiato l'ospite alla mia sinistra. Sì. Infatti volevo ringraziare Romelu Lukaku aka Simone Barbato. Un amore così grande, un amore così, son tornato nero azzurro insieme a noi, un silenzio breve poi. Grazie anche a Federico Bertone. Grazie, buonanotte a tutti. Ragazzi, buonanotte, attenzione, noi ci vediamo martedì, cambio di programma questa settimana, martedì ore 20:45, buonanotte.